Adesso entriamo alla Camera dei Deputati, dove si è svolta la cerimonia per la consegna dei riconoscimenti del Premio Letterario Internazionale Laurentum. Il servizio è di Gianni Maritati. Una festa della cultura e della poesia. È arrivato alla 32esima edizione lo storico Premio Letterario Internazionale Laurentum. La cerimonia si è svolta nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati. È stato premiato, ha sottolineato il direttore del premio Roberto Sergio, l'impegno a favore della diffusione della cultura e dell'impegno sociale. Prestigiosi riconoscimenti sono stati assegnati a Vincenzo Scotti, Marco Buticchi, Elio Pecora, Luca Di Bartolomeo e la senatrice Liliana Segre. Tra i premiati anche Umberto Pierzanti, uno dei maggiori poeti italiani viventi. In un'epoca in cui c'è un'abbondanza, un fluire spaventoso di parole e di immagini che si perdono, la poesia è una parola ferma, è una parola che tenta di cogliere il senso dell'esistere, l'amore, la morte, la contemplazione della natura, momenti che permangono eterni in ogni epoca.